Buonasera a tutti, a nome della Commissione Biblioteca vi facciamo un augurio di buona serata per questa occasione particolare dove vogliamo festeggiare il millenario di Mozzanica. Durante quest'anno come Commissione Biblioteca appunto ci siamo chiesti perché festeggiare questi 1000 anni dalla prima data scritta dell'esistenza di Mozzanica. Per l'occasione abbiamo quindi pensato di organizzare questa serata e innanzitutto vorrei ringraziare Adriano Carpani, il quale con appunto le sue conoscenze ci ha permesso di avere ospiti i nostri relatori. Prima di introdurvi i relatori do il benvenuto in particolare al sindaco Pino Fossati e al nuovo parroco Don Bruno Galetti, ai quali chiedo se vogliono fare un saluto prima di cominciare. Buonasera a tutti. Bravo! Benvenuti e grazie tanto a voi relatori, perché questa sera pensiamo di apprendere ancora delle cose nuove per riguardo alla nostra storia, quindi grazie tante di essere qui e grazie anche a voi per la vostra presenza. Vi introduco quindi i relatori della serata. Abbiamo qui con noi il professor Giampaolo Scharf. Vi leggo un po' del suo curriculum. Allora, si è laureato nel 1997 in storia medievale presso l'Università degli Studi di Milano. Nel 2002 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in storia medievale e nel 2007 ha conseguito il diploma della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Milano. Dal 2007 sempre collabora stabilmente con l'International Research Center for Local Histories and Cultural Diversities a Milano con la qualifica di tecnico scientifico. Ha pubblicato circa 100 saggi, tra cui monografie, articoli, edizioni di fonti e circa 200 recensioni di volumi italiani e stranieri. Il professor Riccardo Caproni, che è un po' di casa qui a Mozzanica perché spesso viene durante queste serate storico-culturali, è appunto uno storico, socio dell'Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo, responsabile della delegazione di Bergamo dell'Istituto Italiano dei Castelli. Ha svolto numerosi studi sull'età antica e medievale nella pianura bergamasca e collabora con il Centro Studi sul Territorio Lelio Pagani dell'Università degli Studi di Bergamo. Adriano Carpani, mozzanichese, laureato in Scienze Politiche e Indirizzo Politico-Economico all'Università degli Studi di Milano e già dirigente presso il Consiglio regionale della Lombardia. Dal 2014 è presidente del Centro Studi Storici della Gerardadda ed è cultore di storia e tradizioni locali con particolare riguardo alle fonti di carattere archivistico. L'altro relatore è Paolo Ghilardi, giovane promettente della nostra comunità, autore del blog Storie di Mozzanica, al quale cedo la parola molto volentieri, visto che di tutti diciamo è il più giovane e quindi è anche di buon auspicio per il futuro di Mozzanica. Quindi cedo subito la parola a Paolo, vi ringrazio tutti di essere intervenuti. Alla fine delle relazioni dei nostri professori, se avete delle domande, delle curiosità, sentitevi pure liberi di chiedere. Cedo la parola adesso a Paolo, buona serata a tutti. Buonasera a tutti. Il mio compito sarà un po' di introdurvi al tema e al contesto, poi cederò la parola molto volentieri ai nostri ospiti. Allora, Mozzanica millenaria è stata intitolata questa serata, ma è bene subito fare una precisazione che aveva fatto anche Simone. Millenaria perché nel 2018, precisamente il 5 luglio del 2018, risale appunto questo documento che testimonia per la prima volta il nome di Mozzanica, ma questo non significa che Mozzanica non esistesse prima, anzi ci sono buone indizi che lo possono far pensare. Quindi
cos'è questo documento? Questo documento è una donazione, un lascito che un prete milanese di nome Johannes Giovanni fa al vescovo di Cremona, che allora si chiamava Landolfo, e gli dona delle proprietà, si parla di vigne, di prati, di boschi, di case, in una località detta Mozianica, scritto Mozianica. E non solo questo documento ci dà appunto il nome, che già sarebbe importantissimo, perché ci sono centri anche più importanti, più grossi, che non hanno l'onore di avere un documento così antico che ne cita il nome, ma vi è già una descrizione sommaria di quello che poteva essere l'abitato, perché nel documento si parla di beni dentro e fuori dal castrum, quindi praticamente sappiamo già che Mozianica era un castello. Tra l'altro, un documento di solo un anno successivo, del 1019, che è un'altra donazione di un altro prete milanese di nome D'Aiberto, sempre al vescovo di Cremona, dona appunto degli altri beni e descrive Mozianica come circondata da una palizzata di legno e da un fossato, quindi fa un'ulteriore descrizione. E quindi è lecito pensare che un abitato del genere non è nato nel giro di pochi anni, ma si tratta di qualcosa che è evoluto nel tempo e che quindi esistesse già probabilmente da prima dell'anno 1000. Non possiamo dire con certezza quando, ma è verosimile pensare che sia così. Quindi cosa possiamo dire? Ecco, la cosa che a me ha affascinato di questa documentazione è il fatto che i miliani sono tanti, sono veramente tanti, tantissime generazioni. Però diciamo che da questi documenti c'è già un'impronta di quello che è Mozianica oggi, potremmo dire, nel senso che il fatto di essere un crocevia di confini, adesso confini amministrativi, civili, diocesani, Bergamo, Cremona, Milano, allora vi erano già degli interessi, perché tra l'altro nel primo documento si facendo che Mozianica faceva parte del Comitato Bergomensis, cioè era una zona sotto diciamo il controllo dei conti di Bergamo, che erano coloro che dopo la fine del dominio longobardo e l'impero carolingio, diciamo, controllavano la zona della Bergamasca. Quindi eravamo sotto l'influenza della città di Bergamo. Poi vediamo che c'erano delle proprietà milanesi che venivano cedute al vescovo di Cremona, quindi eravamo proprio già allora un misto di varie competenze e interessi delle varie città più importanti della zona. Un po' come oggi, possiamo dire. E anche appunto questa descrizione del castrum, che non è una cosa sicuramente peculiare solo di Mozianica, sicuramente possiamo dire che non è rimasto sostanzialmente nulla di quell'epoca, nel senso che non è che il fossato o le mura che vediamo d'oggi hanno qualcosa a che fare con quelle, però diciamo che c'era già una sorta di immagine, di impronta urbanistica che è più o meno quella che riconosciamo oggi. Quindi mille anni dopo però c'era già l'impronta di Mozianica, dopo mille anni diciamo che qualcosa è rimasto. Quindi adesso cedo la parola al dottor Carpani e ai professori Scharf e Caproni, che approfondiranno ulteriormente il tema. Grazie dell'attenzione. Buonasera a tutti, io vorrei innanzitutto ringraziare i presenti che sono sempre così numerosi in questi interventi. Vorrei anche ringraziare l'amministrazione comunale che naturalmente ci ha dato i locali e la biblioteca che ha dato l'opportunità a me di essere qui come relatore, e ringrazio anche gli altri relatori, il professor Caproni, il professor Scharf, per l'impegno che si sono assunti. Volevo anche approfittare questa serata per lo desidero fare personalmente, ma immagino di interpretare anche il vostro desiderio, di dare un saluto al mio parroco. Non lo conosciamo ancora bene, ma sono sicuro che si saprà fare apprezzare. Dunque
benvenuto Don Bruno tra di noi. Imparerà anche questa sera a conoscerci meglio. Certo. Generalmente apro le mie serate con una frase che potrebbe sembrare scontata, se non addirittura banale. E la frase che io utilizzo sempre è questa: la storia si fa con le fonti. Sembrerà ovvio, ma eppure non lo è, perché ancora al giorno d'oggi io vedo in giro Mozzani, che noi siamo un po' fortunati, perché una trentina d'anni fa la professoressa Giuliana Albini ha scritto una storia di Mozzani che, come diciamo docente universitaria, non si è fatta certo attrarre dal si dice, ha usato. Però vedo che ancora qua e là, non a Mozzanica, anche se alcune volte si usano sempre si dice, ho sentito dire, sembra che. Ecco, la storia si fa con le fonti, e meglio di stasera, dove veramente ci sarà, c'è un documento, ci sono delle fonti, e noi stasera gireremo intorno molte volte a questo documento del 1018, che l'avete già sentito da Paolo Ghilardi, lo sentite da me, lo sentirete dagli altri due relatori. Anzi, io ringrazio Paolo Ghilardi per aver detto tante cose che io ho qua scritto, ma che mi esime dal dirle per non ripetermi, anche perché le ha dette così bene che evito pure di fare, non dico dalle brutte figuracce, ma ripetere cose che non servono. Comunque tutto stasera si svolgerà intorno a questo documento, il primo documento scritto che ci è pervenuto, perché non ho detto che sia il primo in assoluto, ma il primo che ci è pervenuto, che è del 1018. Dunque tenetelo sempre presente, la storia si fa con i documenti. Possono essere documenti scritti come quello di stasera, ma possono essere anche documenti tipo reperti archeologici, forse ce ne parlerà il professor Caproni, ma anche la toponomastica e tante cose. Però la fantasia è da escludere. Come ci sono arrivati questi documenti? Poi il professor Sciar, che è esperto, ci spiegherà meno queste cose, però generalmente i nostri qui in questa zona ci arrivano o dagli archivi notarili o ci arrivano dall'archivio diocesano. Il nostro documento, per la verità, è depositato in questo momento, è di proprietà del comune di Cremona, se non sbaglio, è depositato alla biblioteca civica. Tuttavia è di provenienza episcopale, che nella lingordigia ottocentesca di accaparrare un po' tanti documenti, e noi ne sappiamo qualche cosa, noi che dipendiamo come storia di Cremona, qualcuno se li ha accaparrati. L'acquirente, che forse era il professor Robolotti, uno storico cremonese, poi lo deve aver lasciato al comune di Cremona, comunque deve aver fatto un giro. Ad ogni modo, i nostri documenti arrivano quasi tutti, sono tutti lì nei... ecco. Ci sono arrivati tutti? No, i documenti non ci possono essere arrivati tutti, perché più si va indietro e più calano. E il motivo non è sempre l'antichità di questo documento, perché innanzitutto le guerre, come si sa, distruggono, gli incendi pure, ma mettiamoci pure l'incuria. Perché spesso, insomma, questi documenti prendono cattive strade semplicemente per il disinteresse. Come vi accennavo prima, voi pensate che molti documenti della mensa episcopale di Cremona, dal IX al XV secolo, sono andati a finire o a San Pietroburgo, all'ex Leningrado, o all'Università di Halle. Il professor Ugo Gualazzini è riuscito anche a ricostruire come mai questo è avvenuto, ma che questa sera non interessa, ma per parlare delle dispersioni. Per fortuna questo fondo è stato acquistato parte dall'Università di Halle in Germania e parte dall'Accademia di Scienze di Pietroburgo, ma altri documenti potrebbero essere in giro, magari in qualche quadretto a casa di qualche privato, e noi non sappiamo che esistono. Veniamo magari a casa nostra. Voi pensate che una decina d'anni fa è stato recuperato sul mercato antiquario di Londra l'atto solenne di consacrazione della nostra chiesa, che è del 14 settembre del 1388, che adesso è di proprietà della parrocchia. Come sarà finito a Londra non si sa, però antiquario per antiquario, questo per darvi una piccola visione dei documenti che documenti scritti, documenti vari per costruire la nostra storia. Poi eventualmente dei reperti archeologici di
toponomastica, perché anche con quei documenti si costruisce, ve ne parlerà immagino il professor Caproni, che essendo uno storico esperto soprattutto sul storico del territorio, sbaglio, mi corregga dopo, ecco. E ad esempio lo santo, perché poi sul toponimo prediale di Mucius Mucianus, che denuncia un po' l'origine di Mozzanica, ne parlerà approfonditamente il professor Caproni, però noi siamo qui oggi a festeggiare i 1000 anni, ma forse il minimo ne dobbiamo attaccare altre 1000, perché questo toponimo prediale dovuto alla centuriazione romana, dobbiamo andare indietro altre 1000. Un'altra domanda che mi viene da fare è, ma forse devo rispettare un po' la piantina. Ecco, qui voi adesso niente, allora andiamo avanti, perché riesco, ecco, vediamo se sono riuscito. Ecco, perché dopo un po' che parliamo di questo documento del 2018 mi sono persino dimenticato che dovevo andare avanti con la pergamena. Ecco, questa è la pergamena, è un po' piccola, non riuscite a leggerla, ma non so se vi è stato distribuito un documento a tutti, comunque lo vedete là, è un po' difficile da leggere, però chi non lo sa leggere, non è un paleografo, non lo sa leggere, lo può leggere in fianco in latino, e chi non sa neanche il latino lo può leggere comodamente in italiano. Come ha detto prima Ghilardi, non certifica certo la nascita di Mozzanica, ma certifica che nel 2018 Mozzanica esiste, ed esiste come castrum. Dunque, non vi spiegherò io che cos'è un castello, però per evitare equivoci nel frattempo io ho preparato un disegno. Ecco, vi verrà poi spiegato ad esempio l'equivoco che spesso noi abbiamo rispetto a un castello, lo confondiamo spesso con una rocca, lo confondiamo spesso con un ricetto, per non dire di peggio. Il castello, mi sentite o non che ho fatto troppo lontano? Va bene. Il castello, come noi lo dobbiamo intendere intorno all'anno 1000, cioè intorno al periodo di questo documento, dobbiamo immaginarlo questo: una palizzata di legno e delle casupole di legno. In alto, magari un torrione, questa è tutta la cinta di legno, delle casupole di legno, magari in un angolo una piccola chiesa. Non una parrocchia, perché all'epoca le parrocchie, oltre a non esistere, Mozzanica dipendeva ad ogni modo dalla pieve, dalla potentissima pieve di Fornovo, di conseguenza tutti i sacramenti venivano amministrati a Fornovo. Qui c'è il fossato acqueo e nient'altro, però ci tenevo proprio a chiarire questo, cioè il castello è questo. Non pensate, quando parliamo di castello, quantomeno in questo periodo, tipo alla Rocca di Romano, o peggio ancora al castello di Soncino, che poi tra l'altro non è neanche il castello di Soncino, ma io dico sempre che è il castello del Beltrami, che è l'architetto che a fine 800 l'ha restaurato e forse ha usato anche il film troppa fantasia. E era un po' il Medioevo come lo pensavano all'epoca. Oramai è una testimonianza storica, ma non rifacciamoci mai a queste cose. Una piccola precisazione che ci fa capire molto: tenete presente che dalla pergamena del 2018 alla costruzione della torre, che è del 1492, senza usare, come dico sempre, il bilancino del farmacista, ci sono 500 anni. Tenete presente che dalla costruzione della torre a oggi sono passati 500 anni. Dunque, quello che è avvenuto nell'anno 1000 non possiamo riferirlo al castello, quello, diciamo, poi sforzesco, eccetera, eccetera, di circa 500 anni dopo. Per darvi un'idea dell'evoluzione che c'è stata nel frattempo, vi do una parvenza di evoluzione di quel castello. Ecco, il castello aveva le mura di legno. Negli statuti del 1303 c'è scritto il muro di legno. Dopodiché qualcuno ha tirato sopra la riga e per il rifacimento dell'edizione del 1357 qualcuno ci ha scritto di muro. Dunque noi conosciamo, non anno, ma un gap di una cinquantina d'anni, e capiamo quando il muro di legno è diventato da muro. Dunque a metà del 300. Adesso questo
è il castello come potrebbe, ma in via del tutto teorica, essere evoluto rispetto all'altro che era tutto di legno. Parlando invece di Mozzanica, questa è Mozzanica, non so se l'avete ricostruita, è orientata, dunque qui c'è il nord, qui c'è il sud, est e ovest. L'entrata dei mulini è questa, per capirci questa è la parrocchia e questo è il municipio, quello antico. Questo è il giro della fossa che non c'è più. Non confondetela mai con le rogge che ci sono adesso, che tutto al più era una seconda cerchia. Io non vi starò a parlare del documento del 2018 perché ne avrei già parlato Paolo. Però il mio intervento, più che un vero intervento, anche quando le mie frasi sono positive, in effetti sono interrogative, perché sto facendo delle, anche quando sono positivo, sottopongo quello che dico comunque agli esperti e poi faccio anche delle domande. Una di queste domande, sempre su questo documento del 2018, è questo. Sappiamo che il prete Giovanni, che è un prete milanese, ma è sottolineo milanese, perché non mi sembra un caso, ma la mia è una domanda. Il prete milanese innanzitutto è milanese, dopodiché è un ufficiale della chiesa di Santa Tecla, la quale non è una chiesa qualsiasi di Milano, era l'antico Duomo, che poi è diventata anche la chiesa Iemale, cioè invernale, perché probabilmente i preti d'inverno avevano freddo, avevano bisogno, non so se è così, avevano bisogno di un ambiente un po' più... Però voglio dire, un prete milanese, non qualsiasi, ma del Duomo, che ha queste proprietà a Mozzanica, ecco, voglio dire, è proprio un caso che sia un prete milanese, anche perché poi anche il documento dell'anno dopo è un prete milanese, che in quel caso lì lo vende, ma dico, non è che per caso i preti milanesi, anzi la diocesi, quello che volete voi per capirci anche così, avevano messo un po' gli occhi su questa zona della Geradata come espansione, che poi invece non è avvenuta, ad esempio, a favore, ci ha pensato il vescovo di Cremona l'espansione. Tenete presente che Treviglio è diocesi di Milano, la diocesi di Milano da noi non è così lontana, voglio dire, il fatto che ci siano in ballo due preti milanesi che hanno alcune proprietà qui da noi, è perché forse avevano già pensato a un'espansione da queste parti o è semplicemente un caso, voglio dire, e questa è una domanda, ecco. Dopodiché sempre il documento, sempre il prete Giovanni dice, io questi beni li ho acquistati da Rogerio eccetera eccetera di Bariano, non è che per caso questa è la famiglia dei Ghisalbertini, non si sa, può darsi, cioè io è questo che dico, sono tutte domande. Poi si va anche oltre, perché il documento dice nel comitato di Bergamo. Alcuni storici dicono, vedete, era ancora nel comitato, cioè nella provincia di Bergamo. Altri invece dicono che probabilmente era un modo di dire che era rimasto, ma che in realtà non era più comitato di Bergamo. Si diceva così perché per capirci di che cosa si stava parlando, ma oramai da molto tempo la nostra zona non era più nel comitato di Bergamo, ma era già diventato qualcosa di diverso. Bisogna già parlare che la domanda sull'espansione poi meriterebbe un capitolo a parte, la politica espansiva del vescovo di Cremona, che da questo documento in poi è pacifica la politica espansiva del vescovo di Cremona. E adesso però volevo tranquillizzarvi un po', perché magari vi ho messo anche un po' di agitazione. Innanzitutto faccio andare avanti la slide. È sempre, oddio che brutto, è sempre Mozzanica come l'avete vista prima, però mentre prima era una piantina del 2007, questa è una piantina del 2008, però sempre orientata giusto come la vediamo nel nord, questo è l'ingresso. A fine Settecento, come vedete, ci sono ancora le mura e c'è ancora il fossato, che è questo. Questi sono i fossati esterni, che è quello che sapete voi, la Loggia Molina, eccetera, eccetera. Stiamo parlando del vescovo di Cremona. Dunque, per inciso, vorrei fare un piccolo gossip, lo posso fare? Noi in questo momento siamo nella casa del vescovo di Cremona, non propriamente la casa del vescovo di Cremona, dove lui
veniva in villeggiatura, ma era la casa del massaro del vescovo di Cremona, cioè dell'amministratore, dell'affittuario di tutti i beni che il vescovo aveva a Cremona. E tutta la zona da qui in avanti fino al confine di Caravaggio era proprietà della mensa vescovile, cioè di quell'insieme di beni che il vescovo e tutta la sua corte e tutta la sua e i suoi uffici avevano bisogno per sostenersi anche loro. Tenete presente che io ho detto che finisce al confine di Mozzanica, ma in realtà i beni continuavano anche nel territorio di Caravaggio. Giusto per darvi un'idea, la mensa vescovile qui a Mozzanica possedeva nel 1721, cioè col catasto teresiano, ben 1216 pertiche che venivano coltivati dai contadini che abitavano in quella zona lì, cioè il Chiolo, il Massaro abitava qui, e i beni il vescovo li ha mantenuti fino alle leggi eversive dell'asse ecclesiastico dei primi anni dell'Unità d'Italia. Dopodiché, subodorando che quei beni potevano essere espropriati, li vendettero ai conduttori che erano i Ferrari, che l'hanno tenuto in queste proprietà fino agli anni 20-30 del secolo scorso. Naturalmente il vescovo, quando veniva a Mozzanica, almeno fino al vescovo Novascoli, cioè 1860, pernottava qui. Tenete presente, ecco, dopo il vescovo Novascoli, poi arriva anche la ferrovia, nel 1860, la dovevo trovare, adesso non lo trovo, abbiate pazienza, però ecco, nel 1863 arriva la ferrovia che da Caravaggio va a Cremona. Voi capite che spostarsi poi da Cremona a Caravaggio diventa molto più facile e c'è meno anche necessità di pernottare. Ad ogni modo, il successore di Novasconi, Bonomelli, che è vescovo dal 1861 al 1914, lui di solito si ferma al santuario a Caravaggio. Comunque, quando ha bisogno a Mozzanica, si ferma dalla famiglia Camozzi, che tra l'altro era amico di Camozzi Gustavo. Ecco, vi ho già parlato del documento del 1019 di Dagiberto e l'amico che scambiano questa. Però, come ha già detto anche Ghilardi, dice qualcosa in più, perché oltre a dire la solita cosa del castello di Mozzanica, dice anche che c'era eius dem loci cum tonimine, che sarebbe la palizzata di legno, che prima invece non l'aveva detto dall'altra parte. Dunque noi adesso sappiamo che c'è un castello e sappiamo che c'era anche questa palizzata intorno a cum tonimine, cioè palizzata di legno, ed fosso circondato. Dunque noi sappiamo già com'era questo castello. Com'era questo castello? Sto sforando l'ora, dunque mi conviene andare abbastanza frettolosamente. Adesso vi faccio vedere, per capire, quando parliamo del castello di Mozzanica, vi faccio vedere quell'angolo di Mozzanica dove ci sono le mura in via da cerchia corrispondenti alla proprietà Camozzi. Così capiamo quando dico. Queste sarebbero le mura, anche se sono coperte di verde. L'orto corrisponde al vecchio fossato che oramai è stato coperto. Il fossato difensivo, come vi ho detto prima, non era, questo era il fossato difensivo, quello che corrisponde all'orto. La roggia mulina era un di più, serviva probabilmente per far scorrere l'acqua, ma non era il fossato. Ecco, adesso faccio un avanti e indietro per farvi capire, non è naturalmente Mozzanica, ma è una situazione simile, così capite come poteva essere, prima del prosciugamento di questo fossato avvenuto intorno al 1830, come poteva essere. Ecco, una cosa di questo tipo. Naturalmente qui non è Mozzanica, ma vi dà l'idea di come poteva essere. Questo invece, che è la roggia mulina, certo, poteva servire come difesa, ma non era stato pensato come difesa. A questo punto
dopo aver detto che la storia si fa con i documenti, mi devo rimangiare questo assioma e dire: se nel 1019 il documento descrive già questo castello così organizzato, chiedo agli esperti, non è una cosa che possiamo fare da un giorno all'altro, di quanto possiamo retrodatarlo? Ed è una domanda. Anche perché è la probabilità che abbiamo di trovare, al di là della fantasia, il famoso documento che non c'è, che non troviamo, ma che forse non troveremo mai. Che probabilità c'è, e lo chiedo a Shah, che lo vedo sempre all'Archivio di Stato, che ha sempre a che fare, lo dico con migliaia di pergamene, ma con tantissime, cioè la sua esperienza. Ma poi ecco qui il ritaglio di giornali di questi giorni, dove c'è la famosa lettera di Galileo Galilei, non so se voi ne avete sentito parlare. C'è sempre una possibilità di trovare qualche cosa, ma io stesso, che non ho mai scoperto niente, anni fa, mentre stavo seguendo il discorso di Egidio di Cortenuova e gli eretici di Mozzanica, ho trovato una pergamena, ma non l'ho scoperta. Quella pergamena era già stata trascritta e pubblicata nel 1729. Dopodiché se ne era perso le tracce, nel senso che era presso i domenicani di Sant'Eustorgio, poi lo Stato requisisce tutti i beni e va a finire all'Archivio di Stato. Facendo passare l'inventario dell'Archivio di Stato, io non ho mai trovato questa pergamena, ma non l'ha mai trovata nessun altro. Allora ho detto che da qualche parte sarà andata a finire, ma nessuno l'ha mai cercata, perché comunque c'era la descrizione e non c'era motivo di dubitare della bontà di quella trascrizione. Sapete come l'avevo trovata? Anziché cercarla sotto Mozzanica, l'ho cercata sotto con la data. Quando ho trovato la data che serviva a me, ho chiesto quella pergamena ed era proprio quella di Mozzanica. Chi ha registrato quella pergamena, visto che Mozzanica era quasi in fondo, a metà si è stancato e ha scritto bolla di Calisto, se non ricordo più di chi è, di Innocenzo IV, in località cremonese. E non ha scritto Mozzanica, però cercandola, dunque è questo che chiedo: abbiamo possibilità concreta, non solo ipotetica, di trovare qualche cosa? Ma alcuni anni fa c'era venuto anche un po', si era sembrato di aver trovato una pergamena, in realtà non è così. Dante Olivieri, che si è occupato di toponomastica, aveva accettato tra i documenti di Mozzanica questa pergamena. Questa pergamena è del 948 e dopo di lui l'ha citata anche Angelo Aschedamini. In realtà questa pergamena, citando come prima citazione, scusate il giro del... Questo documento parla di una località muclaniga, neanche a farlo apposta dice che confina con un campo, con una proprietà di Santo Stefano. Sembrerebbero tutte cose che dice, ma muclaniga e mozzanica e Santo Stefano, è inutile che vi dica chi sia Santo Stefano. In realtà io sono andato a vederla e il documento è chiarissimo, perché sta parlando di uno scambio tra un prete e forse un altro prete, ma questo non ci interessa, un po' come quelli di Mozzanica. Ma in realtà lo scambio sta avvenendo con una località, ed è chiara, la località potrebbe anche non essere chiara, perché è pariadica, che sembra che sia paratico. Ad ogni modo non è Mozzanica, perché dice pariadica in comitato brixiense. Dunque Mozzanica si può dire che è in comitato bergamasco, in comitato, ammesso che sia possibile, cremonese, ma bresciano no. Dunque la felicità di chi era riuscito a retrodatarlo nel 948, in realtà, anche perché poi parla di 20 pezzi di terra in paratico e fa questo elenco, la terza o la quarta si chiama proprio muclanica, che assomiglia un po' a Mozzanica, ma non è Mozzanica. Basta, io tralascio molte cose perché poi avranno loro modo di dirle, ma accenno solo velocissimamente alla vecchia storiografia che spesso viene utilizzata ancora, e penso ad esempio agli interventi avvenuti oramai circa una ventina d'anni fa da Jörg Jarnut e anche da François Menan, e chiedevo ai due nostri interlocutori se, come io penso,
sono riusciti un po' a smuovere le acque rispetto almeno al periodo, diciamo, longobardo. Se grazie a loro noi adesso non abbiamo più quell'idea dei longobardi che sembrava un po' vecchia e stantia, quell'idea dei longobardi che c'era stata trasmessa un po' da Gian Piero Bognetti, da Ugo Gualazzini, che per Mozzanica aveva architettato un po' il discorso degli Esercitales, degli Arrimanni. Non è un qualche cosa un po', anche se insomma anche Fara Olivana veniva data per una fara, appunto, longobarda, ma semplicemente in base al toponimo. E il lavoro dell'autostrada ha dato ragione, perché poi se vuole ve ne parlerà il professor Caproni, ma ecco il mio, volevo proprio parlarvi della, così, del, e chiedo ai miei, ecco questo qui è l'articolo che poi magari avrete anche voi, ecco. Qui ci sono, poi chi vorrà ritirarli alla fine, ci sono alcuni numeri del Quaderni della Gerardadda. C'è un articolo sempre del professor Caproni che parla dei castelli della nostra zona e naturalmente non poteva mancare anche il castello di Mozzanica. Chi ne vuol prendere una copia la prenda, e per quei pochi di Mozzanica che negli anni passati non è riuscito ad avere gli statuti di Mozzanica, ci sono, c'è una copia anche di quella. Io a questo punto non so, allora innanzitutto io chiudo perché penso di essere anche andato oltre l'orario che mi era stato detto. Se vi è piaciuta la serata, non lo so, non ditemelo, però se vi è piaciuta ditela agli organizzatori, non so, tipo al sindaco innanzitutto, che penso che abbia piacere a sentirsi, ma anche alla commissione biblioteca. Mi è stato proprio comunicato in questi giorni che la rivista Il sulla Fruttoria di Crema, ed esce il mese di dicembre, pubblicherà un mio studio che è la trascrizione, un piccolo commento della visita del vescovo Giovanni Stefano Bottigella del 1470. In Lombardia ce ne sono arrivate pochissime, anzi solo due, di visite prima del Concilio di Trento. Le visite pre-tridentine sono solo quelle della diocesi di Pavia del 1460, la diocesi di Cremona del 1470 e c'è anche Mozzanica. Io ho trascritto solo Mozzanica perché è un lavoraccio, è inedita, come è inedito tutto il libro. C'è l'augurio che venga stampato tutto, ma noi, ecco, dicevo, non voglio andare oltre, che se avete apprezzato questa sera, ditelo al sindaco, alla commissione, che possiamo magari organizzare un'altra sera dove lo stesso tema di stasera, anziché con tema di tipo civile, cercheremo di affrontarlo rispetto alla nostra chiesa e tutte e qualcosa. Io ho veramente concluso, però vorrei fare un avvertimento. I due relatori devono sentirsi, come dire, precettati. Non usciranno di qua finché non avranno risposto alle mie e alle vostre domande. Dunque, ecco, io faccio conto il prossimo millennio di non essere qui. Dunque le risposte le voglio qui e subito. Il vostro applauso eventuale finale servirà da, come dire, da liberatoria rispetto a questo vincolo che avete. Io veramente non ho più niente da dire, le domande forse ne ho fatte un po' troppo, ho messo troppa carne al fuoco, però adesso sta a voi rispondo. Io passo adesso molto volentieri la parola al professor Gianpaolo Sciac, che vi è già stato presentato e che comunque dovete già conoscere perché vi era venuta la presentazione anche dagli Stati Uniti. Allora, inizio con ringraziare il Comune e la Commissione Biblioteca che mi hanno voluto qui. Naturalmente sono grato di questa occasione perché fa piacere parlare di Mozzanica nel suo millenario, ma ringrazio anche tutti voi perché insomma mi siamo venuti qui a parlare delle vostre storie, del vostro paese, e questa affezione alle radici ci motiva ad andare avanti nelle ricerche. Devo dire che molte delle cose che dovevo dire
sono già state anticipate, quindi potrò anche cavarmela in breve tempo e alcune cose potrò giusto accennarvi in maniera da poter passare anche ad altro. Appunto, non vi ripeterò che il primo documento su Mozzanica non significa la sua fondazione quell'anno, ma certamente prima. Posso solo prendere come spunto per cercare di rispondere alla domanda quanto prima che hanno fatto il gentile dottor Carpani. Ecco, io non lo so naturalmente e penso che nessuno vivente in questo secolo possa saperlo. L'ipotesi minima è almeno 20 anni. Anche qui, se vogliamo fare la storia sulla base dei documenti, bisognerebbe trovare qualcosa che ci aiuti a datarlo. Diciamo che sulla base del fatto che esisteva un custom non si può ragionevolmente pensare che non fossero passati almeno 20 anni, quindi rimandiamo alla fine del X secolo, inizio XI. Ma questo non vuol dire che a sua volta fosse la nascita vera e propria di Mozzanica, ma intanto abbiamo messo avanti una data. Allora, qui siamo per celebrare il millenario del primo documento. Il primo documento, in vero, di cui si è parlato abbondantemente, è non molto esplicito, poco esplicito, ma viene integrato dal successivo del 2019, di cui invece si è parlato anche abbondantemente, e da alcuni altri due, ce ne sono almeno altri due degli anni successivi, che testimoniano la realtà del custom e danno un po' di particolari, un po' di notizie che potrebbero, se no, passare non percepite. Andiamo direttamente alla fonte. Cosa dice il documento? Anche questo chi mi ha preceduto ha ampiamente detto cosa dice, ma dirò solo quello che magari può esservi sfuggito. Il fatto che Mozzanica era un castrum, che fosse un castrum, c'è un villaggio fortificato, questo l'ha anticipato Adriano e poi sicuramente del castello, dell'incastellamento riparlerà il professor Caproni, ma insomma ci tengo a precisare che quando si parla di castrum e il suo diminutivo castellum sono termini di origine romana, ma nel medioevo vuol dire qualcosa di diverso. In linea di massima si tratta di una fortificazione non è necessariamente una struttura militare, anzi nella realtà dell'undicesimo secolo è quasi sicuramente un villaggio fortificato, un paese che si è creduto opportuno munire di difese perché non fosse sprovvisto, quindi aperto a qualunque invasione, ma invasione non necessariamente degli Ungari o dei Saraceni, potevano anche essere gli abitanti del contado bresciano che venivano a fare razzia e preda delle vacche, così come dei formaggi delle ragazze locali. Quindi insomma era ovvio che era indispensabile munire le strutture che si volevano difendere di strutture difensive. Strutture difensive che potevano essere di vario genere, e poi appunto nel 2019 si parlerà anche di qualcosa di più specifico. Comunque, appunto, stiamo parlando di un villaggio fortificato. Questo vuol dire castrum nell'accezione del tempo. È probabile, in realtà, data che molte ne sono attestate nello stesso periodo e nello stesso territorio, che è stata un'evoluzione di una curtis. Cos'è una curtis? Un'azienda agraria alto-medievale, ma sopravvissuta anche nel basso medioevo, quindi qui siamo nei primi anni del basso medioevo, spesso fortificata per renderla più sicura, più tranquilla, perché una curtis era un'azienda agricola, un'azienda però in genere di un unico possessore, magari ricco e magari assente, per esempio un vescovo, che vi concentrava tutti i suoi beni, tutte le sue ricchezze, ed era chiaramente un bottino molto appetito, quindi fortificarla poteva essere una buona idea. Poi naturalmente gli abitanti non erano necessariamente tutti dipendenti della curtis, gli abitanti potevano essere in qualche misura lavoratori, eccetera, ma da questo sistema si sviluppa il castrum, spesso, non è detto che sia il caso di Mozzanica, ma è probabile. Quindi una curtis, un'azienda agricola particolarmente ben organizzata, particolarmente efficiente, viene fortificata per preservare le sue ricchezze e gli abitanti si trovano in questo modo protetti. Possiamo anche vedere che Mozzanica aveva terre sia all'interno del castrum che all'esterno, quindi c'è una pertinenza che si estendeva nel territorio confinante. Il documento appunto dice questo: che Giovanni, prete della chiesa milanese, l'abbiamo parlato, ufficiale delle chiese di Santa Tecla e Pelagia, vale a dire è il rettore, Santa Tecla e Pelagia, essendo almeno Santa Tecla
uno dei titoli della cattedrale di Milano, il prete responsabile era un vescovo, ma il vescovo non aveva tempo di stare dietro ai problemi della chiesa, e quindi della chiesa in quanto tale, dell'edificio, e quindi aveva in genere un rettore, come adesso un po' l'arciprete della cattedrale, qualcosa del genere, che si occupasse della gestione amministrativa normale. E questo probabilmente era questo prete Giovanni. Prete Giovanni, appunto, dona a Landolfo, vescovo di Cremona, i beni siti nel territorio di Mozzanica, che è nel comitato di Bergamo, se ne ho già parlato, quindi non mi dilungherò, che egli aveva acquistato da Wilfredo, figlio di Romani, tutta una serie di persone, cioè comunque si arriva a un certo Rogerio da Bariano, di cui si è parlato. Fa parte dei conti di Isalbertini? Bella domanda, insomma, nel documento non si dice. Potrebbe essere un ramo dei conti di Isalbertini, effettivamente era in Sieto a Bariano. Però io non mi pronuncerei né per il sì né per il no, bisognerebbe trovare qualche altro documento, appunto, da chi è la storia si fa sui documenti, quindi per ora io direi che è possibile. Nel qual caso vuol dire che i conti di Isalbertini, cioè i conti di Bergamo, avevano una base forte qui, perché si parla di un casto intero ceduto al prete Giovanni, che a sua volta lo cede al vescovo. Possiamo notare anche altre cose. Giovanni è di legge longobarda, che è la legge prevalente delle persone abitanti in questo territorio, ma non tanto invece di quelle abitanti in città. I beni sono nel casto e fuori, comprendono sedimi, sapete cosa vuol dire, insomma, il terreno su cui si costruisce, chiusure, terreni recintati, campi normali, usuali, vigne, quindi avete anche coltivazione di vite, stalle con aie eventualmente, e sempre voglio dire questo documento, e un molino, e anche questa è una cosa importante. Il padre Giovanni dona per la sua anima e rinuncia ai privilegi dello stato chiericale che gli verrebbero dalla legge romana. Infatti, diventando prete, lui, che era di legge longobarda, acquisiva la legge romana, e questo gli dà diritto all'utilizzare determinati privilegi. Lui rinuncia, in questo modo vuol fare che la donazione sia esente da qualunque possibile rivendicazione dei suoi eredi, insomma che la donazione sia pura e semplice. Questo atto viene sottoscritto da 4 giudici, non è cosa da poco, 2 fra l'altro sono giudici del Sacro Palazzo, vale a dire che sono giudici palatini nominati dall'imperatore, o dal suo rappresentante ovviamente, quindi legati alla corte di Pavia. Cioè, stiamo parlando di un raggio d'azione che si allarga un pochino. Un notaio, oltre al rogatario, perché i documenti sono sempre sottoscritti da un rogatario, ma qui c'è un altro notaio che si scrive, e poi 2 uomini di legge romana, e questo rimanda chiaramente e esclusivamente a città come possono essere Milano, Bergamo, eccetera. È certo che in Campania, per intenderci, nel comitatus, era più raro trovare abitanti di legge romana, non impossibile. Quello del 2019 dice qualcosa di più. Si dice che Landolfo, vescovo di Cremona, dà ad Agiberto, prete della Pieve dei Santi Gervasio e Protasio di Seveso e abitante a Nantadia, probabilmente l'entrata sul Seveso, visto che parliamo di Pieve di Seveso, dei beni che lui possiede presso il lago di Como. In cambio, questo prete della Pieve di Seveso cede i beni che lui possiede nel territorio di Mozzanica, quindi è una permuta. Probabilmente questo prete aveva dei beni a Mozzanica che non gli interessavano. Il vescovo di Cremona invece i beni che aveva sul lago di Como non gli interessavano, ma la permuta è ovvia, è logica. I beni che sono a Mozzanica vengono invece elencati molto bene, si parla di beni all'interno e all'esterno del castrum, nelle località di Trezzolasco e Fuizza, come vengono chiamati nel documento, e vengono anche addirittura misura di uno iugero, che non è poco, all'interno del castrum. 39 iugeri di terra aratoria e prativa, vale a dire campi e prati, all'esterno, eppure 10 iugeri di boschi, quindi dovete immaginare qui attorno una discreta distesa di boschi. I beni oggetti da permuta, fra l'altro, vengono stimati da una serie di personaggi importanti, perché era indispensabile capire, quando c'è una permuta, uno scambio, che il valore dei beni scambiati sia più o meno equivalente. E alla fine praticamente è presente anche un prete Pietro del capitolo cattedrale e messo del vescovo di Cremona. Quindi c'è anche un altro rappresentante del vescovo cremonese.
I beni in questo caso sono a Mozzanica, nel Castrum, col tonimen di cui si è parlato, tonimine è l'ablativo, tonimen è il nominativo. Che cosa si intende? Beh, si può intendere sicuramente una palizzata, in questo caso stiamo parlando di un castrum, di una struttura fortificata. La palizzata, a dire il vero, nel XI secolo non è indispensabile, esiste un castra assolutamente senza palizzata, semplicemente dovuti al fatto di una motta, un elevato, un fossato, qualcosa che li difenda naturalmente. In questo caso però altri dati che ci sono fanno pensare che la palizzata appunto non solo fosse quella tonica, ma ci fosse una struttura ulteriormente fortificata. Per intenderci, si potrebbe qui pensare a qualcosa come il mastio, quello che verrà chiamato nelle fonti francesi donjon, il donjone in italiano, insomma, traduzione a dire il vero molto brutta, ma che rende l'idea. Comunque, una struttura ulteriormente fortificata. Se il castrum è il villaggio fortificato, pensiamo a una parte ancor più fortificata. È un'ipotesi, il documento non dice espressamente questo, però lo lascia immaginare, proprio perché dopo si parla che del fatto che ci sono terreni, sedimi, come abbiamo detto, vigne, prati, aratini, qui si parla oltre che le sende anche dei saliceti, e beh, qui avete un salice piangente proprio lungo la roggia, quindi è naturale pensare che ce ne fosse, ma l'intere coltivazione di salici. Oltre al missus, agli estimatori e al notaio rogante, di cui si è parlato, Missus è l'emissario del vescovo di Cremona, sottoscrivono, altri due notai del Sacro Palazzo, appunto come detto, e tre testi, questa volta uno solo di legge romana. È comunque un fatto significativo, perché mentre l'atto precedente comunque coinvolgeva la città di Milano, qui di città di Milano non si parla, il prete in questione sta a Seveso, che sapete anche voi, insomma, è ben lontana la città di Milano, eppure comunque si riesce a coinvolgere giudici del Sacro Palazzo, un testimone di legge romana. Qualcosa vuol dire. Che cosa attestano questi due documenti e anche quelli successivi? Non ve li riassumo per brevità, ma sarebbero interessanti anche quei due, perché in pratica mettono insieme in quattro atti un po' la realtà di Mozzanica nel XI secolo. Dicono questo. C'è un vescovo, quello cremonese, una fattispecie, che stava cercando di ampliare i suoi domini e non limitandosi alle terre. Sarebbe stato facile comprare un appezzamento di campo qua, uno là. No, faceva qualcosa di diverso. Aveva una particolare attenzione ai castra, alle strutture fortificate e ai relativi diritti, perché non bastava comprare il castrum. Bisognava anche avere i diritti. Ai vescovi spesso questi arrivavano per motivi, diciamo così, di donazione regale dall'imperatore, dal re, che cedeva dei diritti del publicum, dello Stato, potremmo dire noi, ma in altri casi bisogna comprarli. In questo caso l'importante, io sottolineerei, è quello molitorio. Il vescovo si è impadronito del molino del paese, vale a dire che ha il diritto di far funzionare il molino. Non è una cosa così semplice, non è che chiunque potesse mettersi a macinare il grano. Nel Medioevo non era così, c'era espressamente l'obbligo di avere il diritto di fare questo. Chi era il concessionario poteva cederlo a pagamento, naturalmente, ma in ogni caso questo era un modo di controllare la popolazione. Siccome nessuno poteva andare a macinare al molino che gli pareva, ma bisogna andare al molino di riferimento, un po' come le privative, per intenderci, non è che si potesse andare fino a qualche anno fa a comprare il sale comunque, bisogna andare nei negozi di sale tabacchi, non c'erano dei sale ai grandi magazzini. Di conseguenza questo era un modo per controllare la popolazione, sapere chi andava a macinare, quanto macinava, quanto ricco era, oltre a prendere una discreta congrua percentuale di quello che ci si guadagnava nella macinazione. Quindi questo è un fatto da non sottovalutare. È un caso così raro? No. In realtà il periodo è ricco di questo genere di documenti. Di questo genere di documenti perché i vescovi si stavano effettivamente dedicando a questa attività in questo periodo. Perché? Perché si stava in questo periodo costruendo la signoria vescovile un po' in tutta Italia, perlomeno al centro-nord. Una signoria vescovile che comportava quindi che i vescovi si dedicassero a accentrare, ottenere donazioni, anche in questo caso, acquisti, perché spesso bisognava comprare moneta sonante, oppure refute, quando qualcuno che contendeva diritti al vescovo alla fine cedeva a dire sì, va bene, sono tutti belli del vescovo. Naturalmente, anche quando non è scritto nel documento, è fra le righe che il vescovo è pagato per questa refuta. O
in qualche caso scambiando beni di minore importanza. Ecco, questo è importante. Un vescovo per costruire la sua signoria vescovile non poteva permettersi solo di comprare, non aveva probabilmente tutti i fondi che potevano servire, non poteva permettersi solo di aspettarsi donazioni. Bisognava avere una strategia moderna, diciamo così. Bisognava pensare a cessione di terre meno utili, ed è il caso di questo vescovo di Cremona che cede quello sul lago Como, che se ne sarebbe fatto, e in cambio ottenere qualcosa che potesse essere più utile. Si potevano cedere appezzamenti sparsi che erano arrivati per qualche motivo, per donazione, cose del genere, ma anche interi complessi. Nel qual caso allora il ragionamento era differente. Questa cessione di interi complessi, curtes, ma anche casta, era spesso fatta con uno strumento particolare, tipico di questo periodo, stiamo parlando dell'undicesimo secolo, l'infeudazione. Quando voi parlate di medioevo, spesso la gente dice periodo feudale, ecco, in questo caso il termine è azzeccato, mentre spesso invece viene usato a sproposito. L'infeudazione cosa voleva dire? Voleva dire cedere a qualcheduno, a qualche potente in genere, dei beni che erano di propria pertinenza vescovile, lo faceva il vescovo, ma faceva anche altri enti, in cambio di un servizio. Il servizio poteva essere economico, poteva essere militare, ma in realtà non interessava tanto quello, interessava legare strettamente le destini di questa famiglia, che poi alla fine, insomma, l'infeudato se lo teneva per generazione a generazione, diventa quasi il proprietario di questi beni, ma era legato al vescovo, a chi gli aveva ceduto, e siccome il vescovo non è eterno, alla carica vescovile. Quindi, creandosi una clientela, cedendo appunto curtes o castra, il vescovo poteva allargare la sua signoria non tanto dal punto di vista fondiario, perché anzi rinunciava a delle terre, ma in compenso allargare la sua signoria grazie alla clientela di gente che era in qualche modo obbligata a lui, gli doveva, e non un favore, qualcosa di più direi. E quindi, sto parlando in maniera ovviamente molto spicciola, in termini tecnici sarebbe un po' più complicato, e quindi l'infeudazione era molto importante. In questo caso non abbiamo tracce di infeudazione, eppure questo prete che aveva avuto un castrum qualcosa deve aver sviluppato, insomma. E fra l'altro le infeudazioni non sempre nei documenti appaiono sotto questo nome, perché era un nome che in qualche misura nobilitava il concessionario. Allora se tu eri un nobile, un conte, qualcosa, poteva anche darsi che il vescovo ti gratificasse una infeudazione. Ma se eri un semplice cavaliere, un miles, magari l'infeudazione era un po' troppo per te, la faceva passare sotto un altro titolo, anche se poi a tutti gli effetti era un'infeudazione. Da questo punto di vista diciamo che non è cambiato molto in Italia negli ultimi mille anni. Volgiamo un attimo, allora, lo sguardo al vescovo bergamasco. Che cosa sta facendo in questo stesso periodo? Sta facendo proprio la stessa cosa. Tralasciamo le acquisizioni della Chiesa, in quanto tale, dei missi del vescovo per rappresentanti, eccetera, del capitolo, perché il discorso ci porterebbe molto lontano. Vediamo solo i documenti sopravvissuti che riguardano il vescovo di Bergamo e acquisizioni di terra, castra, beni, eccetera. Quanti ce ne sono nel periodo più o meno comprendente questi documenti di cui abbiamo parlato inizialmente? Fra 1200 e 1030. Sono conservate circa 100 pergamene a Bergamo, nei vari fondi ecclesiastici, e di queste 100 ben 15 documenti riguardano questo genere di transazioni. Non è poco. 15 documenti, il 15%, vuol dire di atti che riguardano la costruzione della signoria, che non è una signoria necessariamente giurisdizionale, si inizia dall'acquisto fondiario, poi ci si evolve. Facciamo un paragone adesso con quello di Cremona. Noi abbiamo per Cremona due diverse tradizioni. E qui torniamo a una delle domande di Adriano. No, domande anzi, è stato fin troppo esplicito sull'argomento. Com'è arrivata la documentazione vescovile cremonese? Attraverso due diverse tradizioni, mentre quella bergamasca invece non si può permettere tanto. Abbiamo da un lato il Codex Sicardi, è un codice cartaceo, avete visto? No, l'immagine, ed è l'unica versione che abbiamo, mi sembra che sia cartaceo, sì? No, pergamenaceo. Comunque di fine 200 inizio 300, molto più tardo rispetto al documento che abbiamo. È una sillogia di documenti vescovili, è una sillogia
appunto tardo medievale, in cui il vescovo fece radunare tutti i documenti che potevano interessare la sua signoria e il suo dominio, li fece copiare, come si diceva nei documenti dell'epoca, ad maiorem cautelam, cioè per essere sicuro di non, che non andassero persi. E aveva ragione, visto che i documenti originali non ci sono più, almeno quelli copiati sul Codice Sicardo. E quindi questo vescovo Sicardo si fece fare una copia di tutti i pergamene che potevano interessargli. Questa copia è presente attualmente, come diceva Adriano, nella biblioteca non comunale ma statale. È la biblioteca civica presso la biblioteca statale che, sì, fatto questo, che l'ha depositata, infatti, perché Cremona ha avuto una precoce adesione al demanio di molti beni. E quindi possiamo innanzitutto andare a vedere cosa c'è scritto su questo codex. Certo, è un codice molto più tardo, raccoglie un sacco di documenti che riguardano tutto il territorio cremonese e non sono in ordine cronologico, questa è la cosa più scomoda, devo dire. Però abbiamo il vantaggio che sono stati ormai pubblicati da molto tempo, anche online, eccetera. Possiamo vedere quanti sono gli ordini, gli atti del genere che possiamo trovare in questo codex? Fra 1000 e 1032, non possiamo dire quanti sono i documenti perché appunto sono sparsi nel codex, ma fra 1000 e 1032 ne ho trovati 12. Tutto sommato non è una cifra molto lontana da quella di Bergamo, di cui abbiamo parlato, 15% circa. Immaginiamo che più o meno i documenti comparabili per questo periodo siano all'incirca lo stesso numero, un centinaio. Però attenzione, Cremona non ha solo questa tradizione, ha anche tradizione, sto dicendo nel senso di come sono arrivate, tradite, scusate, uso il termine tecnico e poi mi dimentico di specificarlo, come sono arrivati a noi i documenti. Ecco, la seconda tradizione in questo senso è quella delle pergamene sciolte, che sono attualmente conservate, credo, invece proprio all'archivio diocesano, mi sembra. Sì, ecco. Cosa stai parlando? No, dell'archivio, delle pergamene sciolte dell'archivio diocesano, se mi fa. Quelle ne ho trovate alcuni. Quelle del vescovo. Che il vescovo riscuoteva in questa zona. Ecco, allora per il periodo dal 1000 al 1035, anche queste sono in fase di pubblicazione, però insomma si sa almeno l'elenco, dal 1000 al 1035 gli atti sono meno di 100, ma non molto meno. Quindi stiamo parlando di un numero più o meno equivalente, e gli atti simili ai nostri di acquisizione della, in qualche modo, signoria sono 15. Allora se mettiamo insieme i due dati, vediamo che il dato di Cremona praticamente raddoppia. Perché il doppio rispetto a Bergamo? Questa è l'ultima domanda che vi volevo porre, perché mi sembra una cosa importante. Il fatto è che il vescovo cremonese, rispetto a quello bergamasco, si confrontava con una realtà molto più vasta e molto più in discussione. Perché molto più vasta? Non è che la diocesi di Cremona fosse molto più grande di quella di Bergamo, ma il vescovo di Cremona si allargava anche su territori che non erano solo della sua diocesi. Abbiamo infatti fra i vari atti molti atti molti documenti che riguardano il territorio bresciano, meno quello bergamasco, intendiamoci, non della provincia, della diocesi di Bergamo. Ma comunque insomma il vescovo si allargava ed era su territori molto contesi, molto, perlomeno potevano tendenzialmente essere discussi, perché qualcuno poteva dire: che vuoi tu? Questo è il territorio nostro. La stessa Mozzanica era comunque, forse non era più sentito, eccetera, ma insomma con quello rimaneva il nome, come si sa, non vuol dire niente, rimaneva il nome del fatto che fosse contado bergamasco. Quindi il vescovo cremonese avrebbe dovuto essere contestato, ed ecco perché serviva un'azione molto più incisiva. Un centro come Mozzanica, dunque, a mio giudizio, e con questo concludo, poteva avere una sua importanza strategica, che ne faceva una pedina importante in un periodo di costruzione delle signorie episcopali, non solo, che aveva bisogno di costruirsi un pezzettino per volta, come le teste di mosaico. Questa era una pedina importante perché aveva un valore strategico e perché poteva essere facilmente guadagnata o conquistata dai vari contendenti. Ed ecco perché dell'importanza di Mozzanica, ma anche dell'importanza che questi documenti hanno e del fatto che ce ne siano 4 in pochi anni. Insomma, non sono molti altri centri che hanno 4 in pochi anni. Evidentemente al vescovo interessava molto questo territorio, anche se poi perderà il controllo della zona, ma insomma io credo che questo possa spiegare perché esistono questi documenti. Io vi ringrazio e vi saluto.
una certa ora. E a me in fondo rimane il compito di riassumere un po' il discorso di tutti, coloro che mi hanno preceduto. E grazie. Anch'io parto dal problema del documento. Ecco, io per far capire in modo un po' più terra terra la differenza tra un documento che parla di una fondazione di un centro abitato e quella invece che ne attesta l'esistenza in quella data, ecco, sarebbe come parlare di un certificato di nascita oppure di un certificato di esistenza in vita, perché ci siano ancora. L'INPS spesso manda ai comuni la richiesta: quel tizio è ancora in vita, può percepire ancora la pensione, mi dia il certificato di esistenza in vita. Ecco. Quello del 2018 per Mozzanica è un certificato di esistenza in vita, ma esisteva prima. Il mio compito è quello di specificare, rispondere ad alcune domande del dottore Carpani sul perché, secondo me, ma secondo noi, la celebrazione di stasera è quella del millenario del documento di esistenza in vita, ma in pratica ci fa capire lo stesso documento in fondo, perché Mozzanica è nata almeno 1000 anni prima della data del documento. Le fonti, come diceva Carpani, sono quelle che fanno la storia. La fantasia o l'immaginazione servono a ben poco. E tra le fonti non c'è soltanto la fonte scritta, il documento d'archivio, c'è il documento archeologico. Guardate che molta parte della nostra storia non ancora scoperta è sotto i nostri piedi. Da poco tempo mi risulta che quando ci sono dei grossi interventi che prevedono scavi in terreni, la sovrintendenza fa fare degli scavi preliminari, dei sondaggi. Quando hanno fatto la Brevemi avete visto cosa è uscito, e si è trovato questo non grazie alla Brevemi, grazie a quegli archeologi messi lì obbligatoriamente dallo Stato, dalle sovrintendenze, per sorvegliare questi lavori, e sono uscite cose che fino a prima non si saremmo neanche immaginati. Faccio un esempio di un castrum, si diceva prima, c'era il professore, che il castrum prende di solito il posto della curtis, che era questo il centro amministrativo di una grande proprietà agricola. Il nome curtis poi dà origine a tanti nomi di insediamenti. Da noi Corte Nuova era una delle curtis più importanti della zona, Corte Olona, Curtatone, Corte Maggiore, Courmayeur, che poi è Corte Maggiore anche quella, quindi è un toponimo molto diffuso. Nel castrum di Martinengo, documentato pochi decenni dopo quello di Mozzanica, facendo scavi nel sito di una ex chiesa documentata già nell'alto Medioevo, sono usciti resti romani. Scavando sotto sono usciti addirittura resti preistorici. E per noi i millenni sembrano eternità, per la storia si tratta di qualche centinaia di generazioni, e si è scoperto che spesso e volentieri le generazioni, le dominazioni passano, si susseguono sempre nello stesso posto, cambiano religioni, cambiano lingue, cambiano dominatori, ma l'abitato rimane. A proposito di Mozzanica, la documentazione che ci permette di
affermare con sicurezza che esisteva almeno 1000 anni prima e forse anche qualcosa di più, è proprio l'archeologia. E grazie al famoso Donna Schedamini, che andava a lavanare nei campi arati tra Vigolasco, Mozzanica e Fornovo, si sono scoperte delle presenze di frequentazioni umane già all'età del rame, 2000 anni addirittura prima di Cristo, e in questa zona. Però in questo caso non si potrebbe parlare di insediamenti, perché questi nostri antenati preistorici, vivendo di caccia e di raccolta, erano nomadi, insomma non si fermavano molto, non avevano la civiltà del villaggio ancora, dell'insediamento, bisogna aspettare un po' di tempo. Però sicuramente Mozzanica nasce, come l'80-90% degli insediamenti di pianura, con l'operazione di centuriazione. Posso andare avanti? E qui facevo vedere in queste immagini dei boschi e delle paludi che potevano esistere al posto degli attuali campi coltivati 3000 anni fa, per esempio 4000 anni fa, ed erano i siti privilegiati dei nostri antenati raccoglitori e cacciatori, di cui si sono scoperte che cosa? Le armi, le tombe. L'esistenza di Mozzanica sicuramente risale all'epoca della centuriazione romana, epoca imperiale, quindi primo secolo, a cavallo della nascita di Cristo, diciamo, quando i romani requisiscono con le buone o con le cattive le terre alla popolazione indigena e le dividono, le accatastano, devono fare una specie di catasto, dividendo il territorio. Erano i bravissimi agronomi, misuravano benissimo il terreno, dividevano in parti uguali, in appezzamenti quadrangolari di circa 700 metri di lato, costruendo strade da nord a sud, da est a ovest, facevano un reticolo, ecco, quelle linee rosse attorno al territorio tra Mozzanica, che è al centro, ricalcano, fanno vedere che molte delle attuali strade di campagna, molti confini di proprietà, per esempio, ecco, Mozzanica è questa. Queste linee erano le strade che delimitavano questi appezzamenti, che poi venivano assegnati probabilmente a dei militari che portavano a casa la pelle dalle campagne militari. Non c'era la buona uscita come oggi, ma venivano premiati con l'assegnazione dei terreni. Queste persone si costruivano al centro dell'appezzamento la loro cascina, diremmo noi oggi, che i romani chiamavano villa rustica. La villa rustica era una cascina, un gran cascinone, con la parte padronale, la pars dominica, e la parte riservata ai servi, cioè agli schiavi che lavoravano, magazzini, stalle, eccetera. E come capita spesso anche oggi, il nome di questa cascina, di questo fondo, prendeva nome dal proprietario. Anche qui nella nostra zona, la stragrande maggioranza dei nostri paesi ha alla base il nome del primo proprietario di questi coloni romani che arrivano appunto in epoca imperiale. I nomi Naco, Aco, Ino, Ago, eccetera, no? Lasciamo perdere Fornovo o Cividate, che hanno nomi romani che indicano proprio centri abitati. Tutti gli altri hanno alla base questo Bariano da Barius, Pagazzaro da Pacazius, Misano, che potevano Misius, Masano della gens Magia, Arzago Arzius, poi mettevano il suffisso Ano, Aco, Ico, eccetera, no? E Mozzanica, qualcuno ha tirato in ballo la Mosa, la palude, è vero, potevano esserci paludi, ma cioè, le paludi non costruivano le ville rustiche.
in questo documento proprio molto chiaro il nome del colono, o Mucianus o Mucianus, da cui Muciano, perché è al femminile, non al maschile, come Bariano, come Pagazzano, perché mentre questi paesi hanno a monte come sostantivo il termine latino fundus, cioè fondo, fondo agricolo, probabilmente Mozzanica come Zanica, Vezzanica, hanno invece come sostantivo il termine villa, la Scina oggi diremmo. Quindi era la villa mozianica, cioè la proprietà di questo Moziano o Muciano. E un'altra cosa importante, ecco, e quei non so se si vedono a distanza, là, ci sono attorno al territorio di Mozzanica dei pallini verdi e dei pallini viola che sono i siti dei ritrovamenti archeologici. Si tratta generalmente di tombe. Quelli viola sono ritrovamenti preistorici, abbondantissimi in questa zona, soprattutto verso Trezzolasco e anche oltre, verso Vidolasco. Quelli verdi invece sono reperti romani, riguardano quasi esclusivamente il territorio tra Mozzanica, del territorio di Mozzanica e verso Fornovo. C'è un'osservazione che queste ville rustiche, questi fondi agricoli, con questi toponimi, questi nomi romani previali, sono molto frequenti attorno a centri abitati importanti, che poteva essere Forum Novum. Forum vorrebbe dire piazza, ma vorrebbe dire anche mercato. Piazza Torre, Piazza Brembana, continuano anche oggi questo termine forum, no? E attorno a Fornovo i ritrovamenti si infittiscono. Probabilmente Bariano, Pagazzano, Morengo, che poi ha un toponimo più tardo, Longobardo, ma era sicuramente un sito abitato anche in epoca romana, Misano, Masano, eccetera, non erano altro che l'entroterra agricolo del Forum Novum. Quindi erano un po' le aziende agricole che facevano capo al mercato al Forum Novum. Un'altra cosa, in questa zona fa capire proprio come fosse anche densamente popolata, cioè fittamente popolata, non parliamo di decine di migliaia di abitanti come oggi, però molto più fittamente abitata che in altre zone dello stesso periodo, e il fatto che qui nel raggio di 8-10 km da Fornovo ci sono una serie di pievi. Parte Fornovo, si è scoperto recentemente la pieve paleocristiana di Santa Maria da Verga, Fara Olivana, che però potrebbe essere la sede di Averga, spostata lì dopo la soppressione di Averga, Averga e Neveri, Misano e pieve, Arzago e pieve. Se pensate che il territorio della pieve era vastissimo, quella di Fornovo comprendeva addirittura la periferia nord di Crema, Pianengo, eccetera, invece in questo fazzoletto di terra ci sono addirittura 1, 2, 3, 4 pievi, vuol dire che non erano messe lì così per politica, la popolazione era richiedeva la presenza della pieve. Ecco, per chiarirci, però, la pieve era il primo edificio cristiano di culto, sorge nel contado, nella campagna, dopo la cattedrale. Addirittura le scoperte recenti di Bariano, dei Neveri, di cui è rimasto il battistero intatto, con affreschi attribuiti addirittura al IV secolo, e affreschi cristiani, perché il cristianesimo è arrivato precocemente. E da dove arrivava il cristianesimo in questa zona? Non certo da Cremona e da Bergamo, arrivava da Milano. Anche questi contatti così frequenti con Milano, perché se possiamo andare avanti con la... fatta ieri sera quasi al buio, questa strada che da Mozzanica va verso Sant'Ambrogio e il Montizzolo
è una di quelle strade di centuriazione che si sono ancora salvate fino al giorno d'oggi. Andiamo avanti. Ecco. In quest'area poi, dove c'è questa Forum Novum, no, passavano una serie di strade, oltre a quelle di centuriazione, alcune di queste strade poi prendevano grande importanza perché collegavano città. Questa che si vede mozzanica, adesso non so se qui ho aperto, io non sono in... faccio più in fretta a farvelo vedere. Mozzanica è qui, è qui sotto, devo schiacciare, sì. Questa linea rossa è una strada di centuriazione che va a innestarsi in questo punto sopra Spirano al tracciato della strada romana Mediolanum, Milano, Pontirolo, Pons Aureoli, la canonica di oggi, arrivava oltre Verdello, proprio all'incrocio con la strada che va a Spirano e a Comunuovo e raggiungeva Bergamo. Da questo punto poi la strada non era più la strada importante romana, ma una strada scendeva, passava da Brignano, Pagazzano, Masano, tutti i toponimi prediali, Fornovo, Mozzanica, e scendeva giù, andava verso Cremona. Era un po' un proseguimento, a mio avviso, della Via Emilia, da Piacenza in su. E questa strada poi incrociava altre due importantissime strade, quella che da questo incrocio di Spirano proseguiva verso l'Oglio andando a Palazzolo, che oggi è nota come strada Francesca, ma che in periodo romano era la strada militare diretta Milano-Brescia senza risalire verso Bergamo. La strada romana era questa. Questa qui vedete che tagliava un bel pezzo. Però ne esisteva un'altra, secondo Ambrogio Palestra, e io gli do ragione. Più a sud, anche questa nel Medioevo era chiamata Francesca, ed è più breve di quella sopra, perché partiva da Milano, forse passava da Gorgonzola Melzo, passava il fiume a Cassano, sì, e seguiva strada di centuriazione, passava per Treviglio, Vidalengo, Pagazzano, Morengo, passava il Serio sopra a Morengo, proseguiva verso Corte Nuova, la Curtis Nuova, Villaregia, Cividate, altro centro sicuramente romano, Pontoglio, è il ponte sull'Oglio, di origine romana, probabilmente in legno, e si innestava ancora sulla strada per Brescia. Però appena oltre l'Oglio, nel Medioevo questa strada scendeva sulla riva sinistra, si chiamava Francesca, ed era una delle strade francigene che raggiungeva poi il Po, Parma, la valla, il passo della Cisa, eccetera, e andava in Toscana. Quindi Mozzanica era su queste e importante. Perché il castrum è nato lì? Diceva il professore, si sostituiva la Curtis, ma anche la Curtis era un insediamento importante, spesso e volentieri difeso da almeno un terrapieno o una palizzata, da un fossato. Perché questi castra, poi queste fortificazioni, venivano approntati o là dove c'era un centro abitato di una certa importanza per difendere la popolazione, ma soprattutto perché erano zone strategicamente importanti, lungo le importanti vie di comunicazione. E questa posizione, insomma, dimostra che Mozzanica era al posto giusto. L'altra questione, rispondendo alla domanda di Carpani,
Ecco, diceva, ma questi il cristianesimo qui come è giunto? Io sono abbastanza convinto, ma ho letto anche altri storici, per esempio milanesi, cremonesi, ma anche il Lupi, Bergamasco ne parla. Il Vangelo da noi arriva attraverso queste strade, Milano, Brescia diretta. E perché possiamo pensare questo? Perché lungo queste due strade sorgono queste pievi che hanno, molte di esse hanno titoli, chiese intitolate a santi della chiesa milanese. Pensate per esempio a San Vittore, è un santo tipicamente martire, Gervasio Protasio di Bariano, Vittore, a parte Eterno d'Isola, ma la pieve di Calcio che non lontano da questa strada, Sant'Ambrogio a Mozzanica, non c'è più ma c'è anche una chiesa lungo questa strada di centurizzazione, tra l'altro. Certo, sì, ma non si sa se sorge sul sito esatto della chiesa o forse l'hanno tolta di mezzo dal campo, l'hanno messa dalla, perché mi sembra un po' fuori mano. Vabbè. Quindi è molto facile che appunto la chiesa dei Neveri di Bariano, del convento di Bariano, in quello che rimane del battistero, che è l'attuale cappellina, questi affreschi di epoca tardo-romana assomigliano ad affreschi anche un po' posteriori che si trovano per esempio nella chiesa di San Lorenzo a Milano, una delle più antiche chiese di Milano, e quindi si presume che i missionari milanesi per me sono arrivati a convertire anche i cremonesi e i bergamaschi della città, perché il cristianesimo parte dalle metropoli, da Roma, poi Milano, poi Aquileia e poi da lì si irradia. La nostra zona probabilmente rispetto alle valli, alla montagna o altre zone lontane dalle vie di comunicazione è stata quella che è stata cristianizzata. Si parlava una volta VII secolo, con queste scoperte forse possiamo anticiparlo di qualche secolo. Eravamo cristiani, solo che le prime chiese, queste pievi, erano un po' le prime parrocchie, che invece di avere una giurisdizione relativa a un paese si estendeva a zone molto più vaste. I sacramenti all'origine si amministravano solo lì. Pensate che i poveretti di Pianengo dovevano andare a sposarsi a Fornovo o seppellire i loro morti a Fornovo. Più tardi, nel periodo feudale, i signori si costruiscono cappelle dentro e appena fuori dal castro e ottengono spesso volentieri anche il privilegio di fare il battistero e soprattutto di celebrare i sacramenti. Salto, perché altrimenti invece di parlare di storia dovrei cantare la Nina Nanna. E si parlava anche dell'epoca del castrum di possiamo andare avanti. Ah, questa per esempio era la non si vede niente. Le pievi di questa zona, una vicino all'altra, quando invece in altre zone della Lombardia o del Veneto, tra una pieve e l'altra esistevano decine e decine di chilometri. Andiamo pure avanti. Ecco, a proposito di chiese, stranamente c'è una chiesa parrocchiale antica fuori giustamente dal castrum, perché fino all'epoca comunale viseva la legge romana, non si poteva seppellire i morti all'interno dell'abitato, lo ribadì anche Carlo Magno, soltanto in epoca comunale, quelle autonomie comunali, si faceva un po' quel cavolo si voleva, quindi ha cominciato a seppellire i morti anche nelle chiese interne all'abitato.
però in origine la chiesa pubblica dotata di cimitero era esterna. Il fatto che anche l'antica parrocchiale di Mozzanica fosse esterna, quella interna era in origine chiesa di Castello. Poi dottor Carpani ha spiegato bene come è avvenuto lì, che invece quella interna è diventata pubblica e comunale, quella esterna era rimasta di giusto patronato forse di qualche feudatario. Ma qui, a parte Sant'Ambrogio, cui ho parlato prima, che è un più milanese di Sant'Ambrogio, non so quale era, lo stesso Santo Stefano è uno dei santi martiri più di più antica tradizione, titolare anche di molte pievi lombarde, soprattutto milanese. Andiamo pure avanti. Ecco, concludo con questo. A proposito dell'esistenza di altri castrum, o castra al plurale, nella nostra zona. Qui ho messo la data. Bergamo è chiamata castrum già nell'anno 755, nel testamento del famoso Taido. Poi, se voi vedete, prima del 1018, che è la data del nostro documento di Mozzanica, da qui a Bergamo, parte Bergamo, poi si parte dal 900, cioè dal X secolo, compare il castrum di Palosco, quello di Antegna 957, 966 Antegnate, Calcinate 73, Offanenco 82, Vidolasco che è qui vicino 93, Urgnano 1016, Mozzanica 18, Brignano 19, Cortenuova 23, Cologno 32, Bariano 37, Cortegnano che era le Cascine Corniane di adesso, era un castrum, 1040, Corenzio che era un altro castrum tra Masano e Fornovo, 1044, Martinengo 1065, Romano idem, Frezzolasco idem, Ricengo lo stesso, Treviglio molto più tardi, Mozzanica vedete, 1081, Crema addirittura 84. Anche quindi se guardiamo questi centri abitati, sorgono tutti in zone importanti o di confine, man mano i vescovi avanzando nei loro acquisti si fortificavano, perché il castrum, il castello, la fortificazione serviva sì certo la difesa, ma era anche il simbolo del potere, quindi era qui comando io. E Mozzanica compare proprio nel periodo in cui nascono nella nostra zona tutti questi castelli. È ovvio che Mozzanica poi ha un destino più importante di altri, perché qualche secolo dopo verrà a trovarsi in epoca comunale al centro delle lotte tra comuni e impero, Legnano, Cortenuova, le grandi battaglie non sono molto lontane da qui, ma anche le scaramucce tra la distruzione di Crema, tra milanesi e cremonesi, tra bergamaschi e bresciani. Teniamo presente che Bergamo e Cremona sono città di belline filo imperiali, Brescia e Milano invece filo guelfe, e Mozzanica è lì. All'incrocio lì, per cui al centro anche delle passaggi di eserciti, di lotte. E faceva presente il dottor Carpani prima che nel 1303 il castrum ha ancora il tonimen con la palizzata e 50 anni dopo invece ha il muro, perché in quegli anni cominciano veramente le lotte di potere tra Milano e Venezia, tra i Visconti, gli Sforza dopo, e la Repubblica di Venezia, e Mozzanica diventa uno dei baluardi milanesi. Ecco, ma questa è una storia che è già stata scritta. Adesso, proprio per lasciare il tempo come promesso, sì, ecco, l'invito a ritirare, e poi chi vuole fare delle domande, se non ha proprio sonno, noi siamo. Grazie.